Bentrovati appassionati di calcio a 5, ancora un appuntamento con Mondo Futsal, la rassegna del calcio a 5 è la 12ª puntata e anche questa settimana tante notizie da raccontarvi e tante immagini da farvi vedere. Ricordiamo i nostri recapiti mondofutsal.net e poi youtube.com/mondofutsaltv. A tra poco dunque con la Serie A e poi via via tutti i campionati. E come promesso partiamo dunque dalla Serie A raccontando di una rapidolatina bella e coraggiosa che però non è riuscita a centrare l'impresa al Paolo Bianchini contro la quotata Lazio Calcio 5. I ragazzi di Mister Basile, orfani di Lucas Maina, hanno affrontato la gara coraggiosamente, come dicevamo, creando diverse occasioni e chiudendo meritatamente in vantaggio la prima frazione con la rete dell'ex Bacaro. Nella ripresa però i biancocelesti, trascinati dalle sontuose giocate di Manfroi e garantiti anche dalle parate di un ottimo Molitierno, dapprima sono pervenuti al pareggio con Paulinho e poi hanno operato il doppio sorpasso nel giro di un minuto, ancora con Manfroi e Mentasti. Il tecnico Basile a quel punto optava per la soluzione del portiere di movimento e Battistoni riaccendeva le speranze a un minuto e mezzo dalla fine, ma poi il solito Manfroi ristabiliva il doppio vantaggio a una manciata di secondi dopo, chiudendo di fatto la gara. Ora il campionato osserverà una settimana di riposo, riprenderà sabato 31 gennaio. I nerazzurri andranno in Sardegna a far visita al Città di Sesto, che precede i pontini di 3 punti e che nell'ultimo turno è stata travolta dalla capolista Asti con un tennistico 6-1. Ma vediamo i risultati di questo turno di Serie A. Come detto, goleada dell'Asti sulla Città di Sesto 6-1, la Rapido Latina si è fermata in casa 2-4 contro la Lazio. Il Corigliano ha pareggiato in casa con l'Alter Ego Luparense 1-1 e poi 5-3 per il Napoli sul Pescara, mentre la Real Rieti ha espugnato il campo del caos col punteggio di 5-4. Riposava l'acqua e sapone. La classifica vede l'Asti in testa a quota 24, seguito dalla Lazio a 23, 22 punti per Luparense e Real Rieti, 18 per Pescara, caos a 16, poi 14 punti per Corigliano, 13 per Acquasapone, 12 per Città di Sesto, poi infine la Rapido Latina a 9, chiude Napoli a 6 punti. Ma andiamo a vedere come è andato questo match contro la formazione capitolina nel servizio confezionato da Daniele Porcelli e Gianfranco Marceddu. C'è ancora un turno di campionato che può dire tanto. Buonasera dal Pala Bianchini di Latina, Daniele Porcelli, per questo anticipo del campionato di massima serie di calcio a 5, appunto Rapido Latina Lazio è il derby che inaugura il programma della seconda giornata di ritorno. Arellano in mezzo dalla parte opposta con Menini, il tiro debole e gol! E gol! Vinicius Bacaro! Il gol che sblocca il match a 1:49 dal termine. Sta partendo in questi istanti e c'è fuori il calcio battuto fuori. Lottare, difendere con tutte le sue possibilità il pallone, adesso esce Gilli e la possibilità e va in gol Paulinho. Manfroi, il tiro, la rete. Bacaro, il tiro, ancora pallone riconquistagno, stavolta da Marchigno, e c'è il terzo gol della Lazio con Mentasti. Vedarellano gli suggerisce il pallone, adesso è Battistoni, il tiro, la rete.
1.30 ancora da giocare. Latina accorcia le distanze. Subito Bagara a dare disturbo. Manfroi. Ancora palla messa in mezzo per la Lazio e Manfroi. Doppietta personale per lui. Sì, una partita apertissima. Al primo tempo perdavamo 1-0. Poi ci siamo ritrovati grazie a un gol di Paulinho e poi due perle di Felipe. Abbiamo portato il risultato a casa. Latina è una squadra molto strana, sta giù in classifica, forse non meritando quella posizione perché ha giocatori importanti e gioca un buon calcio a 5. Noi siamo contenti del risultato, dei 3 punti e adesso una meritata sosta. No, sì, noi oggi abbiamo disputato una gran bella gara, forse quello che ha mancato contro l'Asti, no? E comunque il Latina ha una bellissima squadra, come ha detto Chilelli, i giocatori bravissimi, e quindi sapevamo di questa cosa e siamo venuti con tutta la grinta, tutta la voglia per vincere questa partita e siamo riusciti. Questa partita era molto importante per noi. Abbiamo lavorato tutta la settimana con la mentalità di vincere oggi. Penso lo abbiamo dimostrato in campo, ce l'abbiamo messa tutta, però un po' la sfortuna e un po' anche che abbiamo trovato una squadra costruita per vincere questo campionato e la classifica lo dimostra. E adesso è il momento della Serie B, bella vittoria per la Virtus Fondi sul campo del Palasport. I ragazzi del presidente Ginepro hanno avuto la meglio sul Foligno col punteggio di 5-1. A segno sono andati Wagner con una tripletta e poi Matteo, Leia e Lauretti. Con questo risultato il team di Rosigna stacca proprio gli Umbri in classifica e aggancia l'Atlante Grosseto in settima posizione. Nel prossimo match i fondani se la vedranno con il fanalino di coda San Giorgese, uscita sconfitta nel derby marchigiano con il Porto San Giorgio, ma vediamo i risultati con l'aiuto della grafica e la regia di Marco Dell'Orco. Olympus Atlante Grosseto 5-1, Virtus Fondi Foligno 5-1, 2-6 invece tra Ardenza Ciampino e Futsal Aprutino, 4-1 per il Nursia Calcio 5 sul Perugia, mentre dilaga Civitanova il Prato Rinaldo 14-1 e infine Porto San Giorgio San Giorgese 7-2. Per questa classifica guida l'Olympus a 32, poi Futsal Aprutino a 27, 26 per Mara Nursia Calcio 5, 23 per Porto San Giorgio e Ardenza Ciampino insieme al Prato Rinaldo. Quelli seguono a 16 Atlante Grosseto e Virtus Fondi, 12 punti per Foligno, 10 per Perugia, 4 per Civitanova, chiude con un sol punto la San Giorgese. Andiamo però a rivivere le emozioni del match tra Virtus Fondi e Foligno con il servizio realizzato dalla redazione di Fondi. We'll be right back.
Passiamo al campionato di Serie C1. È andata male alla Eagles Aprilia la sfida, il testa a coda con la capolista Capitolina Marconi. La formazione di Iannaccone ha tenuto bene il campo nella prima frazione, ma poi ha subito la supremazia dei romani, trascinati dalla vecchia conoscenza Marco Angelini. I marcatori sono stati il solito Vecinu e Ferretti. Nessun punto anche per il Minturno, sconfitto dal Città di Paliano con il risultato di 5-3. Il prossimo turno, il 18esimo, il Minturno se la vedrà al Palaborelli con la Mirafin, mentre la Eagles affronterà gli Anni Nuovi Ciampino. Vediamo però i risultati. La 17esima giornata vede la Active Network vincere sul campo della Lazio Calcetto per 5-3. 3-3 invece tra Real Castelfontana e Anni Nuovi Ciampino. Mirafin si impone sull'Atletico Civitavecchia per 5-2, 7-2 invece, come detto, per la Capitolina Marconi sulla Eagles Aprilia. 5-3 per il Città di Paliano sul Minturno, mentre in trasferta il Ferentino Atletico Ferentino espugna Civitavecchia col punteggio di 3-2. Dilaga il Lido di Ostia sul TCP per 5-0, mentre viene posticipato il match tra Albano e Virtus Palombara. Questa è la classifica: Capitolina Marconi a 44, 37 punti per Virtus Palombara, 36 per il Lido di Ostia e poi a 34 la Active Network. 25 punti, un autentico divario dunque con le formazioni d'alta classifica per Albano, Nuovo Atletico Ferentino, Anni Nuovi Ciampino e Mirafin. 24 per Atletico Civitavecchia e Città di Paliano, 23 per Real Castelfontana e poi 16 punti per Minturno e Civitavecchia, 14 per Lazio Calcetto, 9 per TCP e chiude la Eagles Aprilia a 7 punti. Il prossimo turno, Nuovo Atletico Ferentino Albano, Eagles Aprilia contro Anni Nuovi Ciampino, TCP Città di Paliano, Capitolina Marconi Civitavecchia, Virtus Palombara Lazio Calcetto, Active Network Lido di Ostia, Minturno Mirafin e Atletico Civitavecchia Real Castelfontana. Per il campionato di Serie C2 non è ancora tempo di big match tra Gymnastic Fondi e Sport Country Gaeta. La gara infatti è stata posticipata al 10 febbraio, ma di emozioni se ne sono vissute comunque tantissime. Il Real Folgora, per esempio, ha avuto la meglio in un match molto tirato sull'Anzio Lavinio di De Angelis. 4-2 il risultato finale, con qualche contestazione nei confronti del direttore di gara. Il Velletri ha passeggiato in trasferta 11-1 in casa del Città di Minturno Marina, mentre lo Sporting Giovani Risorse è stato corsaro sul campo della Vigor Cisterna col punteggio di 4-3. La Vis Fondi ha domato l'altra compagine cisternese, l'FC, grazie a un triplo passannante. Tre punti preziosi anche per la Connect, che si è imposta in casa al Teodosio Rossi per 5-3 sul Pompenta Pomezia. Vediamo come sono andate però i risultati su tutti i campi. Vediamo dunque i risultati con l'aiuto della grafica. Come detto, posticipata al 10 febbraio, Gymnastic Studio Fondi contro Sport Country Club, ugualmente lo spostamento anche per Fortitudo Terracina ASC Pomezia Laurentum. Real Podgora batte Atletico Anzio Lavinio 4-2, 3-2 per la Visfondi sull'FC Cisterna, 5-2 per la Connect sulla Penta Pomezia e poi il successo esterno del Giovani Risorse 4-3 sulla Vigor Cisterna e infine il Velletri che ha dilagato sul campo del Città di Minturno Marina 11-4. Questa è la classifica: lo Sport Country Club 34, Velletri 31, 29 punti per Atletico Anzio Lavinio, Gymnastic Studio Fondi, 25 per Real Folgora e Sporting Giovani Risorse, 19 per Vigor Cisterna e Visfondi, 17 per FC Cisterna, 16 per la Penta Pomezia, 14 per la Connect, ASC Pomezia Laurentum a 10, Fortitudo Terracina 6, chiude il Città di Minturno Marina a 3 punti. Analizziamo a dovere però la giornata partendo dal match Real Podgora Anzio Lavinio con il servizio di Enrico Pasquali Coluzzi e Valerio Di Prospero. Real Podgora Anzio Lavinio, valevole per la seconda giornata di ritorno della Serie C2 Girone D, è una sfida dai tanti motivi di interesse. La classifica innanzitutto, con l'Anzio Lavinio che non vuole perdere contatto con la capolista Sport Country Club e il Podgora che necessita di punti per avvicinare la zona playoff, il desiderio da parte dell'Anzio di vendicare la sconfitta di misura rimediata all'andata e infine la sfida tra goleador con Cristofoli e Simone Moncada in lotta per il titolo di capocannoniere. Dal capo sportivo di Podgora un cordiale buon pomeriggio da Enrico Pasquali Coluzzi. È dunque cominciata questa sfida con diversi palloni in questo avvio. Verticalizza adesso per Cesari, il tiro e il gol. Rete da parte di Cesari,
Simone Moncada, una serie di finte, il tiro e il gol, meravigliosa esecuzione da parte di Simone Moncada. Pinna, Ciuffa, se ne va Ciuffa sulla sinistra, Ciuffa il diagonale precisissimo, deviato in fallo laterale da Montalto. Attenzione ancora il tiro e il gol realizzato da Clavari, una sentenza questo sinistro. Dall'altra parte Lanzio Lavigno, la possibilità di segnare e non riesce a realizzare per questo salvataggio sulla riga, incredibile. Riparte adesso però il Podgora con Rizzato, il tiro e il gol da parte di Rizzato, splendida realizzazione da parte del numero 9 del Real Podgora. Adesione a Di Giorgio, dentro, e qui forse ci potrebbe essere un calcio di rigore, proteste plateali per Musilli e viene invece espulso addirittura. Vuole adesso una circolazione perimetrale del pallone l'allenatore Paccassoni e c'è il gol del 4-2, ha sfruttato magistralmente la superiorità numerica la squadra di mister Paccassoni, ha trovato il gol Rango. E proseguiamo con un servizio curato dalla redazione di Fondi, si tratta della sfida Visfondi FC Cisterna. We'll be right back.
il momento di addentrarci nel campionato di Serie D, i due gironi partendo naturalmente dal gruppo A. Lo United Aprilia si laurea campione d'inverno vincendo in casa per 6-2, tiene testa la Fortitudo Pomezia che vince con un rotondo 6-0 sul campo dell'R11 Latina. Divisione della posta invece nel sentitissimo derby di Latina Scalo tra Virtus e Cimil, 2-2 il risultato finale, pari anche tra Real Latina e l'R21, mentre tre punti preziosi sono stati conquistati dal Falasche contro il Flora e la PR2000 Aprilia di Mister Stampatore ai danni dell'Atletico Rocca Massima. I risultati: Dilettanti Falasche Flora 92 4-3, PR2000 Aprilia Atletico Rocca Massima 6-2, pareggio avvincente 5-5 tra Real Latina e l'Ele Nettuno. Dilaga la Fortitudo Futsal Pomezia sul campo dell'R11 6-0, 6-2 invece per lo United Aprilia sul Città di Anzio e 2-2 tra Virtus Latina Scalo e Latina Scalo Cimil. Riposa invece il Libo Calcio a 5. Come detto, United Aprilia campione d'inverno con 33 punti, seguito dalla Fortitudo Futsal Pomezia a 30 e Latina Scalo Cimil a 27, poi Real Latina 23, Città di Anzio e Flora 92 rispettivamente a 19 e 18 e poi Dilettanti Falasche 16, Virtus Latina Scalo 13, 11 punti per PR2000 e l'L21, 8 per Atletico Rocca Massima e Libo Calcio a 5, chiude a 2 punti l'R11 Latina. E allora vediamoli in azione i campioni d'inverno nel servizio di Fabrizio Agostini e Matteo Arena. Vediamo questa sfida tra United Aprilia e Città di Anzio. Amici sportivi, un saluto da Fabrizio Agostini e benvenuti al Pala Rosselli. Questa sfida valida come ultima giornata di andata nel campionato di Serie D, Girone A. Quest'oggi si affrontano lo United Aprilia, maglia bianco-celeste come di consueto, e il Città di Anzio in maglia orange. Per Di Giorgio anticipato ancora da Tappatà, ancora Tappatà, prova il sinistro e palla in rete! Tappatà, 1-0 per il Città di Anzio, si è concretizzato il vantaggio del Città di Anzio. Arriva subito la reazione dell'Aprilia, pareggio United, immediato restituisce il pallone allo United, da Pompili scarica il destro, la deviazione, palla in rete, il vantaggio apriliano, fermato da Galieti, Di Giorgio per Pignatiello, ancora Di Giorgio, porta sguarnita e palla in rete, deve uscire il gol. E il gol, il neo entrato Bellori riapre la partita 3-2. Gargiullo, poi l'intercetto su Tappatà, poi Trobbiani, non può sbagliare capitan Trobbiani. Gargiullo che perde però la sfera con Calafate, Trobbiani destro e 5-2. Trobbiani prova a girarsi, pallone sinistro di Trobbiani, poi la palla che carambola in rete. Ma c'è il fischio arbitrale, fallo sul portiere di Di Giorgio. United Aprilia in possesso di palla in vantaggio 5-2 sul Città di Anzio. Ora Galieti, destro vincente di Galieti. Sì, positiva, molto positiva. Merito dei ragazzi naturalmente. Per quanto riguarda la partita di oggi, un po' sottotono perché naturalmente ci sono anche gli avversari. E questa è una squadra del Città di Anzio, una squadra che fino a qualche domenica fa era tra le prime 3-4 del girone e pensavamo potesse continuare, poi non so cosa è successo, forse qualche infortunio, non so, qualche defezione da parte loro, si sono abbassati un pochettino in classifica, però comunque è un'ottima squadra. Il primo tempo un po' sottotono perché non siamo riusciti a realizzare quello che abbiamo creato, sempre anche per merito loro, con un'ottima difesa. Secondo tempo non so, un po' più di convinzione, forse perché abbiamo fatto subito il gol del 3-1 e quindi loro si sono aperti un pochettino, siamo riusciti a dilagare e sicuramente la partita è stata un pochettino più tranquilla da questo punto di vista. Beh, io partirei dal fatto che loro sono un'ottima squadra, probabilmente la migliore del campionato su quelle che abbiamo affrontato fino adesso, sono quelli che secondo me giocano meglio a calcio a 5.
La cosa che posso dire è che stavamo mettendo in difficoltà molto, poi c'è stato il gol, quello mancavano 20 secondi e sono riusciti a fare il gol, quello del 2-1, ci ha un po' messo sotto dal punto di vista psicologico. Poi siamo riusciti ad andare comunque 3-2, sul 3-2 abbiamo fatto un errore noi da ultimo uomo, hanno fatto il 4-2 e lì ci ha proprio tagliato le gambe quello, però nulla toglie che insomma è la squadra secondo me più forte del campionato, quindi è giusto così. Abbiamo fatto quello che potevamo probabilmente, pure di più rispetto insomma come anche le nostre possibilità, ma soprattutto alla squadra. Ci mancano tre elementi comunque che durante il campionato ci hanno fatto fare quel salto di qualità quest'anno. Non potevamo non occuparci anche del sentitissimo derby di Latina Scalo, il match dunque tra Virtus e Cimil. Il servizio è di Enrico Pasquali Coluzzi e Valerio Di Prospero. Non è una partita come le altre, non può mai essere una partita come tutte le altre un derby, men che meno quello di Latina Scalo tra Virtus e Cimil. Tra le due squadre ci sono, prima di quest'ultima giornata di andata, ben 14 punti di divario, ma in partite come queste le considerazioni tecniche lasciano il tempo che trovano. Dal campo sportivo di Latina Scalo un cordiale buonasera da Enrico Pasquali Coluzzi. E dunque la partita può iniziare, in questo avvio, attenzione, c'è Ranieri, il tiro di Ranieri, il palo, clamorosa occasione. La formazione della Virtus Latina Scalo che prova a elaborare questa manovra, gira ancora il pallone la formazione ospite con Marcelli, poi il tiro in porta che è stato attenzione, viene perso banalmente questo pallone, può ripartire la formazione di casa, è incredibile. Il destro violento da parte di Petrin, molte proteste, direzione arbitrale finora abbastanza, e poi arriva il gol del vantaggio della Bozza. Attenzione perché parte il contropiede della Virtus e c'è un salvataggio. Altro lancio in profondità, pericolo, ottimo lavoro e gol spettacolare. Racagnolo, Popolin dentro il pallone, pallonetto da parte. Il destro da parte di. Una serie di rimpalli. Il sinistro e il gol da parte di Corbi. Scucchiaiata con questo colpo di testa e poi il pallone non entra, incredibile, doppia occasione a infilare, Rizzato, incredibile chance adesso dall'altra parte. Petrin, il sinistro di Petrin, riparte Lecce, Lecce, gran numero da parte di Lecce, fine calcio in precario equilibrio, adesso la Cimil in superiorità, il tiro in porta e la parata ancora una volta spettacolare da parte di Rizzato, destro di Soldà e dall'altra parte il contropiede, il palo, Petrin, Corbi, il destro e gol, ha segnato dunque il numero 8 della formazione, Petrin, giocata di Petrin, numero di Petrin, pallo. Finisce dunque il match 2-2 fra Virtus Latina Scalo e Latina Scalo Cimil. E per finire il girone B della Serie D con il derby, un altro derby sentitissimo che vede la sconfitta del Real Terracina con lo Sporting. Però, nonostante tale passo falso, la formazione di Mister Napoli è ugualmente campione d'inverno, mentre è terzo lo Sporting. In seconda piazza c'è l'Accademia Sport che va a vincere a Fondi 4-2 sul Real Fondi di Mister Anto Giovanni. In atteso scivolone dell'Olympus in casa di un redivivo Città di Pontinia, la formazione di Minutolo viene raggiunta in graduatoria dal DLF Formia in splendida forma, conquista il settimo risultato utile consecutivo battendo il Suio. Prima vittoria per i nuovi orizzonti sul San Giovanni Spigno e dell'Atletico Sperlonga in esterna sul Formia 1905. Successo di misura 2-1 per il Città di Pontinia sull'Olympus Sporting Club, mentre vince 5-3 il DLF Formia sul Suio e si impone 3-2 sul campo del Formia 1905 l'Atletico Sperlonga. 2-0 per il Nuovi Orizzonti sul San Giovanni Spigno, 4-2 per l'Accademia Sport sul campo del Real Fondi. Chiude il derbissimo con lo Sporting Terracina che si impone 3-1 sul Real Terracina. Real che guida la classifica a quota 26, seguita ad una lunghezza dall'Accademia Sport,
Sport, mentre a 19 c'è lo Sport in Terracina, a 18 il DLF Formia all'Olympus Sporting Club, 16 punti per il Suio, 15 per il Città di Pontini e Real Fondi, 14 per il San Giovanni Spigno, 13 per il Formia 1905, chiudono a 5 punti l'Atletico Sperlonga e a 4 il Nuovi Orizzonti. Andiamo a vedere com'è andata la sfida tra Real Fondi e Accademia nel servizio realizzato dalla redazione di Fondi. Manovra del mister dell'Accademia. Ancora Di Trocchio, eccoli, uno dei suoi tiri estemporanei, ce l'ha questa giocata Giovanni Di Trocchio dal nulla per farsi ridare palla. Si scaldano intanto e c'è il gol, attenzione Di Trocchio, l'avevamo detto anche prima, ce l'ha queste giocate estemporanee, ancora una volta troppo spazio al centro e con il suo conosciutissimo in Serie D ormai da 2 anni e mezzo tiro di punta ha punito Giovanni Di Trocchio, Real Fondi 1 Accademia Sport 0. Recupera molto bene palla Capotosto, lo trattiene da Banelli, Capotosto si invola, ancora Capotosto, Capotosto e ancora una volta il Real Fondi spreca, che lasciano pensare a qualche schema. Parte invece Rinaldi, la conclusione deviato Rinaldi e c'era sembrata di vedere una deviazione di Perria, l'arbitro è Damiani. Tabanelli, Tabanelli ancora bravissimo Perria e c'è un time out. Caiola cede per Piggini, ancora Marini per Caiola, i due nuovi entrati provano a scambiare, Caiola, Caiola molto bene, Caiola rete, rete splendida di Caiola che dà ragione a Catanzariti. Al posto di uno spento Rinaldi, dicevamo prima, entra Caiola e fulmina Perria con una grande girata, troppo tenera qui la difesa rossoblu. 1-1 tra Real Fondi e Accademia, lampo della squadra di Catanzariti. Accademia con Marini, ancora Marini, bravissimo ancora Caiola, Caiola, grande giocata, faro imprescindibile della squadra di Catanzariti. Tabanelli 1-2, no invece una finta, gran gol di Tabanelli, sembrava aver ripassato il pallone a Marini e invece lo hanno nascosto davvero prestigiatore Tabanelli, l'abbiamo detto pochi secondi fa, imprescindibile per la squadra di Catanzariti. Gran gol, 2-1, sorpasso Accademia. Caiola punta a bolla, se ne va la grande Caiola, Caiola, Perria, ancora Alessandro Perria, dice di no. Momento per Caiola, Caiola, l'errore, Ercolani, Ercolani, il destro ancora Perria. Veramente strepitosi, grande reattività in questa fase della squadra pontina, Caiola il sinistro e indovinate un po', ancora Perria a dire di no, come sempre Puccio, la sua giocata preferita, infatti fa tutto benissimo Di Trocchio e sfiora il pareggio il Real Fondi sulla grande giocata di Puccio, Di Trocchio per poco, Peppe e il pallone per Di Trocchio che prova il destro e questa volta è Saccucci a superarsi. Fondi 3 contro 2, la palla è per Di Trocchio, alza la testa all'esterno del Real Fondi, prova il tiro e c'è il gol, il pareggio ancora di Di Trocchio che si conferma spina nel fianco della difesa pontina, non perfetto questa volta l'intervento di Saccucci che si fa bucare sul primo palo. Catanzariti comunque invita tutti alla calma, ma è chiaro che questo gol può dare nuova fiducia ai fondani dopo aver subito il 2-2. Ancora Piggini il destro, Perria, ancora una volta, non è cambiato il colpo, ma naturalmente ha tutto il tempo per rifarsi, palla ancora per Curcio, ha detto per bolla, 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 e il Real Fondi sfiora il 3-2, calcio da... Marini intercetta il passaggio del nuovo entrato però, palla per Marco Ercolani, dentro, c'è Caiola, Perria, strepitoso Perria, rientrato per Caiola, Damiani, prova il destro e la rete! La rete di Damiani! Che con la punta beffa Perria! Perria finora autore di una grandissima partita, nell'occasione non è apparso ineccepibile. E dopo l'errore sul 2-2 di Saccucci arriva anche un piccolo errore anche di Alessandro Perria. Il tempo scorre, 4 minuti al termine.
ripartire al fondo, Ginocchio può calciare, lo fa, è incredibile, sotto misura Curcio, da zero gradi praticamente perché era attaccato al palo. Ripartire al fondo, palla di Curcio, Curcio per Peppe, perde malamente palla Peppe, Caiola, solo anche per Ria, Caiola, prova a saltarlo e ci riesce Caiola, 4-2, e probabilmente scrive i titoli di coda con il gol del 2-4, Caiola, autore di una doppietta, il capocannoniere del girone B. E la partita finisce qui. La 12ª giornata vedrà l'Accademia Sport di Scena a Suio e poi Nuovi Orizzonti contro l'Atletico Sperlonga, il Formia 1905 contro l'Olympus, il DLF Formia contro il Real Terracina, il Real Fondi che ospiterà il San Giovanni Spigno e il Città di Pontinia che se la vedrà con lo Sporting Terracina. E anche per questa 12ª puntata è veramente tutto, la carrellata è completata, naturalmente il ringraziamento va ai componenti della squadra, dello staff di Mondo Futsal e il ringraziamento va anche a Marco Dell'Orco per la regia e le grafiche. L'invito è sempre quello di seguirci passo dopo passo, giorno dopo giorno, istante dopo istante sul nostro sito mondofutsal.net e attraverso youtube.com/mondofutsaltv. È veramente tutto, un grazie da Domenico Ippoliti, l'appuntamento alla prossima puntata.